L'ordine dei giornalisti andrebbe abolito? Sì, subito. Perché? Che non serve a niente. Ok. Cioè, è proprio assurdo. Oggi ci sono delle persone che credono di essere dei giornalisti perché sono iscritti all'albo e delle persone che fanno i giornalisti molto meglio di quelli iscritti all'albo e che non possono fregiarsi del titolo. Giornalista è chi giornalista fa. Buongiorno, io mi chiamo Matteo Gracis, sono un giornalista indipendente e un pensatore libero. Ho ricevuto una nuova comunicazione dall'Ordine dei giornalisti del Veneto, di cui per il momento faccio ancora parte. Dovete sapere che nel 2022 è stato aperto un procedimento disciplinare nei miei confronti per alcune mie esternazioni durante una diretta video sui miei canali social dell'ottobre 2021, titolata Violenza di Stato a Trieste, vergogna. Nel video in questione commentavo gli sgomberi violenti da parte delle forze dell'ordine contro i portuali che manifestavano pacificamente e soprattutto inveivo contro quei giornalisti che avevano raccontato una versione dei fatti completamente distorta e strumentalizzata. Il video in questione è ancora disponibile e lascio il link in descrizione per chi volesse rivederlo. Con la nuova PEC, l'Ordine dei giornalisti mi comunica che nell'istruttoria preliminare sono stati acquisiti agli atti ulteriori video pubblicati nel tuo canale YouTube, ovvero In Ucraina sta vincendo la Russia, mass media ciarlatani, e verrò radiato dall'Ordine dei giornalisti, che contengono, pur su tematiche diverse rispetto ai precedenti video e segnalati, ancora offese a giornalisti e in genere all'Ordine dei giornalisti. Ci si riferisce in particolare alle seguenti frasi che ora vi faccio vedere. E allora voglio dire una cosa a Beppe Severgnini e a tutti i suoi colleghi, perché miei non sono, che continuano a blaterare cazzate da una vita. Siete dei ciarlatani fatti e finiti. Ma il mio non era un insulto gratuito, al contrario. Prima della mia accusa avevo argomentato in questo modo. Sentite cosa diceva Beppe Severgnini nell'aprile dell'anno scorso, firma di punta del Corriere della Sera, nonché uno dei giornalisti italiani più blasonati e onnipresenti sulle reti televisive. Questo continuo ricorrere alla minaccia di armi nucleari, secondo me da parte di Putin e anche di Lavrov, è un segno della loro disperazione. Qui stiamo parlando di un paese, non il più ricco del mondo, anche se molto armato, contro 40 democrazie ricche, avanzate e organizzate. Quindi, come va a finire questa storia? È abbastanza evidente. Non c'è storia, cioè 40 democrazie organizzate, paesi ricchi, adesso a Ramstein ci sarà anche Israele, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, contro la Russia è evidente chi è più forte a lungo andare, economicamente, militarmente, strategicamente. Anche la Gran Bretagna, queste continue dichiarazioni bellicose non aiutano. Tanto alla fine vinciamo noi. Quindi calma. Ma poi noi chi? Ma questa non è una partita di calcio. Non si tratta di festeggiare o parteggiare per una o l'altra squadra. Il giornalismo fatto come Dio comanda è quello che riporta i fatti per quello che sono, senza strumentalizzare o distorcere le notizie. Questa è stata la narrazione di tutti i mass media occidentali, nessuno escluso, pregna di arroganza, presunzione e superbia. Ma questo non è giornalismo, non è informazione. Questa è pura e becera propaganda per giustificare e legittimare le decisioni sciagurate e per quanto mi riguarda criminali del nostro governo nel destinare miliardi di euro in armi e aiuti militari. Oggi la situazione è questa. Nel 2024 crescita russa tripla rispetto alla zona euro. Le sanzioni sono del tutto inefficaci. Sì, inefficaci in Russia, ma estremamente efficaci in Italia, visto che nel frattempo da noi oltre il 63% delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese. Ma non è tutto. Qualche giorno fa il segretario generale della NATO ha dichiarato che in Ucraina la situazione è critica e bisogna prepararsi al peggio, ovvero alla sconfitta. A distanza di 2 mesi da quel video, sono giunte nel frattempo altre conferme che la tesi di Severgnini era oggettivamente una baggianata e che la Russia sta vincendo a mani basse la guerra in Ucraina. Guerra combattuta per procura dagli Stati Uniti d'America attraverso la NATO e in cui l'Ucraina e l'Europa, Italia in primis, sono le vittime sacrificali. Verità questa che i giornalisti del mainstream, difesi con veemenza dall'ordine, non hanno mai detto né scritto, perché appunto sono dei ciarlatani fatti e finiti. Il secondo spezzone che mi si contesta è il seguente, contenuto proprio all'interno di un video che avevo pubblicato per chiedere aggiornamenti all'ordine riguardo il procedimento nei miei confronti e per replicare alle loro accuse. Mi scuserò solo ed eventualmente quando quei giornalisti pennivendoli, mercenari e zerbini si scuseranno con gli italiani per aver divulgato disinformazione e vergognosa propaganda.
Di queste nefandezze dovrebbe occuparsi l'ordine, altro che di qualche mio torpiloquio in diretta social. Sono fermamente convinto che insultare i mascalzoni, a ben vedere, sia cosa nobile, perché significa onorare gli onesti. L'ultima frase, tra l'altro, è una mia personale rivisitazione di un noto aforisma attribuito ad Aristofane dell'antica Grecia riguardante la satira, ma non penso che l'ordine abbia colto. Ora mi chiedono altre spiegazioni e chiarimenti riguardo queste mie uscite, che dovrei consegnare entro 30 giorni dal ricevimento della PEC. Allora, visto che evidentemente guardano e controllano questi miei video, non perdo tempo con altre comunicazioni scritte e inutili scartoffie. Replico direttamente qui. Caro ordine dei giornalisti, e non solo veneto, ma nazionale, siete ridicoli. È da anni che i cosiddetti autoproclamatisi professionisti dell'informazione fanno tutto tranne che giornalismo. Le bufale e le falsità che gli iscritti al vostro ordine hanno divulgato negli ultimi anni sono scandalose e sotto gli occhi di tutti. Da mappe di giochi da tavolo spacciate per basi militari a scene di film hollywoodiani fatti passare per dirette reali. Giusto per fare due esempi, ma la narrazione dei media italiani è vergognosa, faziosa, falsa, strumentalizzata e distorta su qualunque tema ed argomento. Il massacro, il genocidio, la strage in corso a Gaza da mesi, nessuno ha nemmeno la decenza di definirla come tale e continuano a chiamarla guerra, anche in questo caso distorcendo totalmente la realtà. E a proposito di giornalismo, le vicende del più grande giornalista del XXI secolo, Julian Assange, un eroe perseguitato e torturato perché ha svelato al mondo i crimini del governo americano, sono completamente assenti, nascoste, censurate e ignorate dal muro di omertà, silenzio e indifferenza della stampa italiana. Anche su questioni meno rilevanti, il comportamento degli scribacchini e delle cortigiane che voi definite giornalisti è ignobile e spregevole. Di recente abbiamo assistito all'ennesimo misero teatrino, in cui proprio la sala stampa del noto festival della canzone italiana ha ribaltato il risultato finale nonostante i voti dei telespettatori, prendendo parte a quella che a questo punto, per quanto mi riguarda, si può definire una vera e propria truffa legalizzata. E a proposito di quel circo osceno, la RAI, servizio pubblico pagato dai contribuenti, viene continuamente utilizzata per scopi politici e oggi più che mai per una propaganda becera, sfacciata e disgustosa. In tutto questo, caro ordine dei giornalisti, io non dovrei inveire contro i miei colleghi per le loro malefatte, perché non è deontologicamente o politicamente corretto. Mandate a fare il...